Diciamo che ho portato avanti un po' quello che è l'ultima ricerca che sto facendo su queste tematiche che ricordano un po' quelle porcellane di Capodimonte. Mi sono immaginato che ad oggi ci possa essere sempre un artigiano che ferma con una scultura, per quanto leziosa o kitsch o comunque icona, un momento della quotidianità. E questa è una cosa che mi è entrata in testa e la sto portando avanti dove, in situazioni dove, come in questo quadro qui, riporto dei miei ricordi, delle sensazioni. Questo è l'artista da giovane, la mia musa che mi ha colpito e che non mi ha dato alternativa nella vita, esprimermi e dipingere, sono un pittore. Il primo messaggio che vorrei dare ai miei allievi, o a chi mi segue, anche se non è mio allievo, è di esprimersi, che è fondamentale. Al di là della tecnica, anche se la tecnica è importantissima, ma la cosa fondamentale è riuscire a crearsi un porto franco dove te puoi esprimerti e raccontare quello che sei, perché poi l'obiettivo lo raggiungi solo in questo caso qui. Se osi, se racconti, ottieni risultati al di là della tecnica. Ci sono tanti esempi di artisti che tecnicamente o esteticamente non hanno una valenza eccelsa, ma che ti prendono, e io sono un amante di questi artisti, che ti prendono in maniera forte e ti portano nel loro mondo. Perciò esprimersi. Bambina, non correre, cammina, passo, l'aria assapora la realtà, i giorni si accendono, le strade sono tante e tu scegli dove andare. Bambina, quella luce che hai cercato fino ad ora lentamente si avvicina, non correre, lascia i pesi a poco e poi cammina. Bambina, giudizio sullo spazio molto positivo, una sensazione molto, a parte di uno spazio polifunzionale dove te entri con una mostra e ti rendi conto che puoi fare un'installazione, una performance, una lettura, uno sketch, un concerto, tante cose, molto newyorkese, molto, e con quella leggerezza giusta che ti permette poi di vivere lo spazio in maniera anche concentrata, ma allo stesso tempo molto free, molto piacevole, ovviamente piacevole e con delle potenzialità incredibili. Cercato fino ad ora, lentamente si avvicina, non correre, lascia i pesi a poco e poi cammina, bambina. Don't run.